Il Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di secondo livello di Loreto ha presentato alla stampa un importante traguardo. È stato infatti acquistato un nuovo ecografo Voluson Expert 22, piattaforma top di gamma nell'ambito delle indagini ostetrico-ginecologiche. Sì, è uno dei primi ecografi a livello nazionale in assoluto per garantire un'appropriatezza del trattamento delle maternità in questo centro specializzato di Loreto, e anche in questo diciamo che c'è un'attenzione, una sensibilità particolare del servizio sanitario regionale e della politica per questa particolare condizione femminile allorquando il feto possa apparire avere delle anomalie. La prima nelle Marche, all'avanguardia a livello nazionale, dimostra che le attenzioni della regione per questa nostra struttura vanno al di là naturalmente della nostra città. È un messaggio forte che parte oggi da questa struttura ospedaliera, da questo reparto, che significa vicinanza al sistema sanitario regionale. Quindi veramente un grazie da parte mia alla regione, al dottor Cecchi e tutti i suoi collaboratori, perché ancora una volta questo ospedale, questa struttura sicuramente si pone al centro del sistema sanitario regionale. Queste sono macchine che lavorano fondamentalmente sull'informatica e sulle tecnologie, quindi le performance aumentano man mano che aumentano le conoscenze tecniche di questo punto di vista. Qual è le caratteristiche di questa macchina? Innanzitutto la potenza di calcolo, quindi è un computer che ha una maggiore velocità, quindi riesce a ricostruire con maggior velocità le immagini, specialmente le immagini in movimento, e che la cosa che si muove nel nostro corpo è il cuore, che è una delle parti del corpo nostro, del bambino, che possono presentare malformazioni o patologie. Questo tipo di studio può essere fatto anche in modo volumetrico, quindi tridimensionale, chiaramente per ricostruire una cosa che si muove. Se non ho una velocità di acquisizione dell'immagine rapidissima, l'immagine è tutta distorta. È come se facessimo una foto in movimento con un tempo di esposizione lungo, in pratica. Il concetto è quello. Questa macchina mi permette di poter avere dei volumi, di ricostruire, quindi di poter essere estremamente preciso da questo punto di vista. Fondamentalmente questa è una prima caratteristica. C'è tutta poi una serie di elaborazioni dell'immagine che è molto più precisa, ma poi c'è una cosa estremamente importante che per noi è veramente vitale. Allora, qui noi siamo il punto dove convergono i sospetti di patologia, le patologie, i problemi. L'ecografia risente della struttura della donna, è un ultrasuono che viaggia, man mano che viaggia l'ultrasuono perde potenza. In soggetti che sono in sovrappeso, quindi hanno un BMI alto, l'immagine ottenuta dagli ecografi è molto molto scarsa man mano che aumentano i BMI. Quindi la possibilità di essere precisi nello studio dei bambini in questo tipo di soggetti è estremamente difficile. Nel cosiddetto circuito di primo livello, quindi nei posti dove si fanno normalmente ecografie, questo tipo di pazienti sono difficili da studiare, quindi vengono mandate qui da noi. Considerate che abbiamo avuto l'anno scorso una sessantina di pazienti sopra il 40 di BMI. Per farvi capire che significa, l'ultima paziente importante che abbiamo avuto era un soggetto alto 1,60 m che pesava 160 kg. Quindi questo tipo di apparecchiatura ha la capacità di entrare in profondità, quindi di migliorare notevolmente l'immagine. Capite che questo ci permette di studiare il dettaglio del bambino e le eventuali malformazioni in soggetti che altrimenti avrebbero difficoltà ad avere una risposta adeguata.